Aiutare i nuovi poveri e le mense di Bari. Con questo obiettivo prende il via la 10ª edizione dello spettacolo benefico Le strade di San Nicola, lo show organizzato dall'omonima federazione di associazioni che nel nome della solidarietà vedrà artisti di fama nazionale alternarsi sul palco del Teatro Petruzzelli il prossimo 8 dicembre. Dal cantautore Michele Zarrillo ai Neri per Caso, passando per i comici Gianluca Impastato e Uccio De Santis, i Salvatullo, coppia nella vita e sul palco composta da Raffaello Tullo, leader della Rimbambenda, e Martina Salvatore, l'imitatore e cabarettista Leonardo Fiaschi e il duo Soul Experience, composto dal sassofonista Bruno Tassone e dal DJ Tatien. Le strade di San Nicola è un progetto benefico che si ispira al Santo di Mira, protagonista di numerose leggende riguardanti i miracoli a favore di poveri e defraudati. Il ricavato ogni anno viene interamente devoluto ai progetti benefici individuati attraverso le associazioni confederate. Nel corso di ogni edizione vengono poi celebrate due eccellenze nazionali. Il punto più alto dello show è infatti costituito dall'assegnazione del premio Le strade di San Nicola, che viene assegnato ad una personalità che si è distinta per generosità e sostegno ad iniziative solidali. Verrà inoltre consegnato ad un grande giovane artista pugliese il premio Le strade di San Nicola Art. Sono 10 anni di federazione, sono 11 associazioni. È un'edizione particolare perché è un'edizione che ci proietta verso il secondo decennio della nostra federazione. Sarà uno spettacolo molto bello, molto emozionante, nuovo sotto alcuni punti di vista. Degli artisti che abbiamo fortemente voluto e dei progetti che abbiamo pensato per il periodo storico che stiamo vivendo. Il post-Covid ha portato ad un aumento della povertà in generale, quindi abbiamo deciso di non abbracciare il progetto di una singola associazione come facciamo tutti gli anni, ma tutti insieme di aiutare le mense della città, aiutare i poveri, i nuovi poveri, con dei progetti un po' più organizzati durante l'anno di raccolta alimentare e di gestione delle mense e di gestione anche insieme al welfare di alcune situazioni particolari che si vengono a creare nella nostra città.